Podio usurpato quello del Bahrain, nel senso che la doppietta Mercedes Hamilton Bottas andrebbe sostituita con quella Ferrari Leclerc Vettel, dominatrice quasi assoluta di un weekend quasi magico. Non è successo perché la Ferrari c'è sulla prestazione, ma non sulla affidabilità. Non è successo perché Vettel c'è, ma non sempre. Non è successo, pur avendo scoperto la Ferrari con sorpresa, che ha avuto il miglior pilota di tutti i tre giorni in tutte le sessioni. Ma la legge dello sport dei motori recita che chi passa per primo sotto la bandiera a scacchi ha vinto ed il podio è suo. Quindi, ancora una volta, viva Hamilton, viva Bottas, viva la Mercedes, punto. La vittoria della Ferrari è però rappresentata dal fatto che ha scoperto di avere un campioncino di valore con una maturità da pilota consumato. Come valuti uno che ormai in testa alla gara con un margine di assoluta sicurezza non si fa salire dai fantasmi, come per esempio fa solitamente Hamilton, in prossimità del traguardo, ma chiede al box di chi è il giro più veloce, perché vuole anche quel punticino. Vuole tutto e subito. Grande, grande questo Leclerc. Darà del filo da torcere a tutto il circus, soprattutto al suo compagno di squadra Vettel. Si sono complimentati tutti con lui, a partire da Hamilton, certo, perché in cuor suo ogni pilota sa quanto sia doloroso perdere, non per colpa tua, dopo aver surclassato tutti, ma questa volta la partigiana comprensione per l'ingiustizia subita era mescolata al senso di smarrimento per aver visto cosa sa fare questo bambino, un predestinato. Il piccolo principe è entrato nel club dei grandi dalla porta principale. Il record della giovane età è forse quello che dovrebbe impressionare meno, visto che verrà battuto quanto prima, proprio perché queste macchine, dove l'elettronica è sempre più invasiva, saranno sempre più padroneggiate da campioncini del click che smanettano sempre più giovani. Il mondo della Formula 1 non è un paese per vecchi. In questa gara, ad esempio, abbiamo visto mettersi in luce tipetti come Lando Norris o Alessandro Albon, che fanno incanutire uno come Max Verstappen. Ecco perché mi inchino a un usato sicuro come Kimi Raikkonen, settimo, che potrebbe essere il loro papà. In ogni caso, il campionato prossimo a Ventura sarà esplosivo e non certo monocorde come quello delle passate stagioni, dove la Mercedes prendi tutto a maramaldeggiato a suon di doppiette. L'ha detto anche il compassato team principal delle Frecce d'Argento, Toto Wolff, che questa volta abbiamo avuto un bel culo, e penso sia il commento più azzeccato, francesismo a parte.